Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Torno finalmente con un nuovo video e in questo caso si tratta del wrap up di settembre. Wrap up che è abbastanza affollato, ho letto molto nel mese di settembre, sono molto felice di ciò e quindi direi che tagliamo la premessa perché altrimenti viene un libro, sì, un libro, un video lunghissimo e sapete che io sono logorroica, poi se devo parlare dei 7 libri, buonanotte. Però prima di cominciare ci tenevo a parlarvi di una cosa, ovvero ho intenzione anch'io di adeguarmi in qualche modo al suggerimento che Jessica, la lettrice tra le ombre, ha dato su Instagram, ovvero quello di parlare ogni volta che si parla, si recensisce un libro anche dell'impaginazione, del font, dell'interlinea, di tutte quelle caratteristiche che possono rendere il libro più o meno leggibile, soprattutto per quelle persone che hanno problemi di vista gravi. E dal momento che io stessa rientro in questa categoria, mi sembra un'ottima idea cominciare a parlarne sul canale. Finora non l'ho fatto più perché non volessi farlo, perché non lo so, non ci avevo pensato per dimenticanza, ma d'ora in poi mi impegnerò a farlo sia qui sul canale che anche su Instagram e quindi vi mostrerò di ogni libro anche l'interno, così che possiate vedere come è impaginato, perché come vi ho detto, io come Jessica ho problemi di vista gravi, quindi se mi trovo davanti ad un libro scritto troppo piccolo, troppo fitto, è possibile che mi arrenda e non riesca a leggerlo. Però in generale penso che non faccia piacere a nessuno leggere un libro con il font 2, ecco, diciamo. E cominciamo con un tasto super dolente, perché questo libro mi è piaciuto molto, ma ho fatto una fatica bestiale a leggerlo proprio a causa del font minuscolo, dell'impaginazione con i margini strettissimi e l'interlinea quasi inesistente. Il libro in questione è Il viaggio dell'eroe di Christopher Vogler, scusate. È un libro del quale probabilmente avete già sentito parlare perché è uno dei più famosi manuali di sceneggiatura e in generale di scrittura creativa. Vi faccio vedere l'interno per farvi capire la sofferenza che è stato portare a termine la lettura di questo libro. Spero che si veda, ma ha un font e un'impaginazione veramente terribili e molto poco curati. È un manuale, quindi tendenzialmente quando si parla di manuali, impaginazione, lettering, tutte queste cose vengono lasciate un po' a desiderare, ma è un vero peccato perché è un libro molto bello e destinato non soltanto a coloro che si vogliono dedicare alla scrittura, ma secondo me interessantissimo per tutti gli amanti dei testi narrativi, ma appunto questo tipo di impaginazione di font scoraggiano molto la lettura. Ve l'ho detto, io ho fatto una fatica bestiale, ci ho messo un mese e mezzo a leggere questo libro. Eppure non è un testo particolarmente impegnativo dal punto di vista del contenuto e della scrittura, anzi, è molto chiaro, molto ben esposto il contenuto, e quindi diciamo che in astratto si leggerebbe anche abbastanza velocemente, in realtà purtroppo non è così. Non esiste neanche la versione digitale, quindi non è possibile neanche recuperarlo in ebook per ovviare alla dimensione del carattere e vabbè. Ce ne faremo una ragione, o meglio, speriamo che nelle prossime edizioni di questo volume l'Audino decida di ristamparlo con un'impaginazione migliore, ecco. Allora, di che cosa parla questo volume? Il viaggio dell'eroe è un tipo di struttura narrativa che, secondo il nostro autore, e non soltanto lui, perché vengono citati altri studiosi all'interno dell'opera, si ritrova in tutti i racconti, le leggende mitologiche, i film, i romanzi, insomma, in tutti i testi, in qualche modo narrativi, in tutte le forme di narrazione, questa struttura ritorna sempre. È una struttura tendenzialmente circolare, ma può anche non esserlo, ed è caratterizzata da alcune fasi specifiche, che vanno ovviamente da, diciamo così, il prologo fino all'epilogo, e nel mezzo abbiamo tutte le fasi che possono caratterizzare un'avventura. E all'interno di questo volume, che è molto ben strutturato,
L'autore parla capitolo per capitolo di ognuna di queste fasi che si possono trovare all'interno del viaggio dell'eroe, cosa accade all'interno di queste fasi, che tipo di personaggi si incontrano, eccetera, e anche di tutti gli archetipi, ovvero delle tipologie di personaggi che normalmente si trovano, si possono trovare all'interno di testi narrativi, tipologie di personaggi che vanno ovviamente dall'eroe, che è il nostro protagonista, al mentore, che è, diciamo, l'insegnante, il tutore, colui che lo accompagna e che lo aiuta ad affrontare la sua avventura, a ovviamente l'ombra, che sarebbe il cattivone. E questo tipo di struttura narrativa che è in vigore, diciamo, all'interno del pensiero umano dai tempi della mitologia più antica, quindi la mitologia classica, la mitologia nordica, eccetera, fino ai film contemporanei, è così presente e, diciamo, fondamentalmente immutata perché la si può considerare una metafora. Sia della vita umana, del percorso di crescita, il viaggio dell'eroe è considerato una specie di rito di passaggio che porta l'eroe dall'infanzia all'età adulta, ma è anche alcune delle fasi del viaggio, così come alcuni degli archetipi che sono la tipologia di personaggi che si possono incontrare all'interno del viaggio dell'eroe. Non sono altro che degli specchi della psiche umana, dell'io, dell'es, eccetera. C'è un'interpretazione che si rifà fortemente al pensiero junghiano all'interno di questo volume. È un aspetto che ho trovato estremamente interessante, al di là poi della trattazione del viaggio dell'eroe in se stesso, anche tutti questi rimandi alla psicologia, alle fasi della crescita, che in qualche modo il viaggio dell'eroe metaforizza, sono molto interessanti anche dal punto di vista, direi, sociologico, ecco. Come vi ho detto, è molto chiaro, nelle esposizioni ci sono tantissimi esempi che passaggio per passaggio spiegano un determinato archetipo, ad esempio il mentore, in quale modalità può essere declinato, oppure una singola fase del viaggio dell'eroe, in quanti modi può essere scritto, caratterizzato, eccetera. E quindi lo trovo un testo estremamente interessante per tutti coloro che amano leggere, perché effettivamente comincerete ad analizzare qualunque romanzo, qualunque film, qualunque serie TV, attribuendo archetipi ai vari personaggi o in qualche modo identificando le fasi, il viaggio dell'eroe, ma è anche molto utile per determinare, per capire, ecco, perché una determinata serie TV, un determinato film o un determinato romanzo ci appare originale, diverso dal solito, perché ha così tanto successo? Spesso e volentieri ciò dipende dal fatto che rielabora la struttura del viaggio dell'eroe oppure la scardina completamente, anche se secondo il nostro autore, che è stato uno sceneggiatore della Disney e quindi sa di che cosa parla, ed è anche il motivo per cui molti degli esempi che si trovano in questo testo sono tratti dal cinema, proprio perché era l'ambito in cui lui lavorava, ma in realtà il viaggio dell'eroe si può adattare tranquillamente anche alle forme narrative di romanzi, racconti, eccetera. Appunto, secondo lui, il viaggio dell'eroe non si può completamente scavalcare o stravolgere, ma in realtà, se voi ci pensate, dopo aver letto questo testo, molti dei film, delle serie TV più originali, fuori dal comune, che più hanno avuto successo, o si adattano in modo perfetto al viaggio dell'eroe, mi viene da pensare ad esempio al Signore degli Anelli, che rifacendosi alla mitologia ingloba perfettamente il viaggio dell'eroe, oppure lo scardinano completamente o comunque inseriscono degli elementi di novità, stravolgendo, in qualche modo parodizzando il viaggio dell'eroe. In poche parole, è un testo estremamente interessante, soprattutto per gli aspiranti a scrittori che vogliono scrivere romanzi, racconti, sceneggiature, quel che vogliono, ma anche per tutti i lettori. Passiamo ai romanzi. Il prossimo di cui vi parlo l'ho ascoltato su Storytel ed è All'ombra di Julius di Elizabeth Jane Howard. La versione presente su Storytel è l'edizione Emmons, audiolibri se non ricordo male, ed è letta da Viola Graziosi. Audiolibro assolutamente approvato. Allora, come sapete, io sono una grande amante della Howard, specialmente della sua saga dei Casolet, ve ne parlo fino allo sfinimento, tipo un video sì, un video no.
Quindi, dato che avevo un po' di nostalgia delle atmosfere tipiche di questa autrice, ho deciso di ascoltare questo romanzo. Allora, per quanto riguarda fonte e interlinea, direi che è ottimo, ma come sempre nei romanzi della Fazzi, il fonte è medio e l'interlinea è abbastanza larga, quindi direi che la leggibilità è ottima. Poi sapete che io quando ascolto gli audiolibri un po' li ascolto, un po' rileggo alcuni passaggi, quindi mi piace avere anche il volume cartaceo, ma meglio così, appunto, così posso mostrarvi anche il font. Allora, di che cosa parla questo romanzo? Siamo in Inghilterra e siamo negli anni 60, 60-70. I nostri protagonisti vivono tutti all'ombra di Julius, come ben si intuisce dal titolo, e sono la moglie di Julius, le sue due figlie, Cressy ed Emma, e altri due uomini che in qualche modo sono collegati a loro. E ognuno di loro in qualche modo vive all'ombra di Julius, nonostante Julius sia morto da anni, perché era un uomo benestante. Infatti la nostra famiglia è comunque una famiglia sempre benestante, appartenente all'alta borghesia, come più o meno sempre nei romanzi della Howard. In particolare, possiedono una casa editrice che viene al momento gestita da Emma, la secondogenita di Julius, e dallo zio. E Julius, come è morto? Durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato l'evento relativo a Dunkerque, che se avete visto il film di Nolan oppure avete letto Espiazione, sapete bene di che cosa si tratta. L'esercito inglese si trovava in Francia, ha avviato una ritirata rovinosa, incalzato dall'esercito tedesco. E tutto l'esercito inglese si è diretto alla baia di Dunkerque. Tuttavia, non c'era modo di evacuare gli militari inglesi a causa del fatto che non c'erano abbastanza navi militari per portarli via, e anche a causa dei bombardamenti e delle azioni di disturbo che ovviamente i tedeschi compivano per evitare che gli inglesi se ne andassero. E di conseguenza Churchill, che era all'epoca primo ministro inglese, invitò tutti i comuni cittadini ad usare le loro imbarcazioni private per andare a soccorrere i militari inglesi al di là della Manica. E Julius, nonostante non sapesse niente di navi, di barche, di imbarcazioni, di soldati, boh, prese in affitto, anzi comprò una barca e attraversò la Manica per soccorrere dei militari. Durante questa azione valorosa, in qualche modo ha perso la vita. E Julius è stato mosso da un profondo senso di colpa per non poter fare la sua parte durante la guerra, perché ormai era troppo anziano per arruolarsi e quindi non si sentiva inutile per quanto riguarda la sua nazione. Ha deciso di in qualche modo sacrificarsi in questo modo pur di salvare almeno una o due vite dei militari inglesi. E il senso di colpa è uno dei temi portanti effettivamente di questo romanzo, perché vi ho detto che tutti i nostri personaggi vivono all'ombra di Julius, che pure è morto da anni, e tutti loro in qualche modo serbano un qualche senso di colpa nei suoi confronti, si sentono responsabili della sua morte. E innanzitutto sicuramente la moglie, Esme, che nonostante siano passati 20 anni più o meno, vive assolutamente nel passato, è profondamente ancorata nel passato e passa il suo tempo a fantasticare di quando era sposata con Julius, come se lui fosse ancora lì, della vita che faceva allora, mentre adesso conduce una vita che non la soddisfa, è molto sola, vede le sue figlie di rado e comunque non è una donna realizzata, non si è mai sentita realizzata neanche all'interno del matrimonio con Julius. Tuttavia, ora che non c'è più, sente profondamente la sua mancanza, perché in qualche modo essere sposata con Julius le dava uno scopo nella vita, perché qui c'è anche una profonda critica da parte della Howard a quella che era la concezione e il ruolo della donna nella società inglese dell'epoca, per cui una donna era realizzata soltanto quando era moglie e quando era madre, ma in
individualmente, personalmente, al di là di questi ruoli, non aveva modo di realizzarsi, e così anche Esmè si è trovata un po' costretta in questo ruolo. Una volta diventata vedova, non trova più uno scopo alla sua vita. La figlia Cressy è anche lei stata segnata profondamente dalla morte del padre, vive un'esistenza profondamente infelice, ma anche a causa sua, cioè sono le sue stesse scelte, soprattutto per quanto riguarda le relazioni amorose, a condannarla all'infelicità. La sorella Emma, che è la sorella più piccola del padre, non si ricorda quasi nulla, ma anche lei è stata in qualche modo segnata, dalla sua scomparsa, e il fatto di aver perso il padre prima ancora di conoscerlo l'ha trasformata in una sorta di bambina adulta, una bambina perennemente tale che non è mai veramente cresciuta. Allo stesso modo anche Felix, che era l'amante di Esmè quando Julius era ancora vivo, è stato profondamente segnato e la sua vita è stata sconvolta totalmente dalla morte di Julius, e tuttora non sa bene quale sia il suo ruolo all'interno della sua società. In qualche modo lui è scappato da Esmè, dall'Inghilterra, all'indomani della morte di Julius, ma ora che è tornato e ora che torna ad incontrarla, non sa bene trovare il suo ruolo, o perlomeno all'inizio del romanzo non sa bene cosa fare della propria vita. Poi vedremo che cosa succederà. L'unico outsider in qualche modo di questo romanzo è Dan. Dan è uno scrittore, un poeta, ma in realtà sembra più un ciarlatano misogino, diciamo la verità. È un personaggio pretenzioso che ha avuto un'infanzia a suo modo difficile, ma che lui ha profondamente idealizzato. Guarda tutti dall'alto in basso, accusa i ricchi e quindi la famiglia di Emma, che lui conoscerà proprio perché va a riscuotere un compenso che gli deve la sua casa editrice, che ha pubblicato i suoi libri di poesie. Guarda appunto questa famiglia e i ricchi in generale come degli snob insopportabili, quando il primo snob è lui che guarda tutti dall'alto in basso. Non so se si è capito, ma questo personaggio io l'ho odiato profondamente, e onestamente non ho trovato, cioè non sono riuscita a capire quale sia il suo ruolo all'interno della narrazione, o meglio, non ho apprezzato il ruolo che lui ha all'interno della narrazione. E quindi la mia valutazione definitiva su questo romanzo è che mi è piaciuto, perché è sempre una lettura piacevole. La Howard ha una penna splendida, poi ha un modo di caratterizzare i personaggi, di sottolinearne le contraddizioni, di svelarne le contraddizioni in modo a volte anche crudele quasi. Cioè il narratore, che pure non è presente, però si prende quasi gioco dei suoi personaggi, svelandone le contraddizioni e le bugie che loro stessi si raccontano in modo sarcastico e molto efficace. Però appunto non ho apprezzato molto la conclusione, non ho apprezzato il finale che lei ha voluto dare a questa storia e il messaggio che ha voluto passare attraverso questo romanzo. Sicuramente la saga dei Cazalet è nettamente superiore, però comunque è un buon romanzo, comunque piacevole da leggere. Ripeto, la scrittura dell'Howard è inimitabile per quanto mi riguarda, e quindi in ogni modo è consigliato. Molto bello anche l'audiolibro, Viola Graziosi, molto brava. Mi dispiace per la luce, che non è proprio ottimale, però ci arrangeremo. Allora, prossimo romanzo, io questo l'avevo iniziato ad agosto, però ci ho messo un sacco di tempo a finirlo, perché soprattutto nella parte centrale mi ha un po' annoiata e quindi ero un poco motivata ad andare avanti, ecco. Il romanzo in questione è Marco e Mattio di Sebastiano Vassalli. Vassalli, che probabilmente conoscerete per il suo romanzo più famoso, ovvero La Chimera, romanzo che io ho adorato e che consiglio sempre, è un romanzo bellissimo. E questo Marco e Mattio, che forse è una delle sue opere meno note, riprende più o meno la stessa struttura narrativa. Vi leggo un attimo una citazione che c'è qui sulla quarta di copertina, e secondo me riassume bene la scrittura di Vassalli, o comunque diciamo i suoi intenti per quanto riguarda i suoi romanzi storici. Lui ha scritto quasi esclusivamente romanzi storici.
Allora, Vassalli sa prendere un fatto sconosciuto, un personaggio dimenticato e trasformarli, come per magia, in una grande storia. È esattamente quello che fa. Vassalli parte sempre da un fatto realmente accaduto, così come nella Chimera, e lo trasforma in un romanzo, inserendovi anche degli elementi di invenzione, ma compiendo una ricerca storica estremamente minuziosa e andando proprio nello specifico, e soprattutto lui è un maestro delle ambientazioni. Lui riesce a ricostruire le ambientazioni più minute, i villaggi, i paesini, proprio in modo estremamente realistico, tanto che sembra di viverci, cioè sembra effettivamente di calarsi, in questo caso, nella Val di Zoldo del 1700, perché ricostruisce dei personaggi estremamente realistici, alcuni realmente esistiti, ai quali dà una voce, altri di sua invenzione, ma sono personaggi perfettamente calati nella loro epoca e nel ricostruire il contesto, oltre a fare una ricerca storica, ve l'ho detto, minuziosissima. Cita tutta una serie di proverbi, di modi di dire, in questo caso anche in dialetto, che effettivamente sembrano emergere dalle voci dei paesani. Quindi, da questo punto di vista, i suoi romanzi sono dei veri e propri quadri, minuziosi e precisi in ogni dettaglio, motivo per cui li apprezzo sempre tanto. La sua scrittura, poi, per quanto abbia un taglio comunque moderno, è una struttura che si rifà, una scrittura che si rifà ai grandi classici ottocenteschi in qualche modo. Innanzitutto il narratore è molto presente, il narratore è molto presente ed è un contemporaneo, quindi fa spesso riferimenti alla contemporaneità, la sua voce è molto forte, spesso sovrasta anche quella dei suoi personaggi e in più Vassalli ha sempre un gusto per la divagazione. Spesso noi per pagine e pagine perdiamo di vista i protagonisti, perché ci concentriamo su altri personaggi, sul contesto storico, su quello che stava accadendo in Val di Zoldo in quel preciso momento, e poi torniamo ai nostri protagonisti, che è un elemento che per qualcuno può essere noioso, e effettivamente in questo romanzo diciamo che ingolfa un po' il procedere della narrazione, però io solitamente lo apprezzo molto, l'ho apprezzato molto nella Chimera e anche in questo romanzo, in certi passaggi, perché mi ha svelato un sacco di dettagli sulla Val di Zoldo che io conosco perché ci vado spesso in vacanza durante l'estate, ma altrimenti io non, queste informazioni non le avrei mai potute conoscere. Ma veniamo ai nostri protagonisti, Marco e Mattio, o meglio, il nostro protagonista, perché il protagonista vero e proprio di questa storia è Mattio Lovat, che è un personaggio realmente esistito. Era questo montanaro che per un motivo particolare è diventato famoso in tutta Europa. Mattio Lovat è stato uno dei primi casi clinici studiati a livello europeo come malato di mente. In realtà la sua malattia mentale derivava da una delle più grandi piaghe che colpiva le montagne, in generale i paesi più poveri in quel periodo, ovvero la pellagra. Per cui queste persone che erano denutrite a causa di una serie di circostanze politiche legate alle carestie, eccetera, non avendo i giusti nutrienti, non mangiando frutta e verdura fresca anche a causa della situazione climatica, perché non è che in montagna si può coltivare qualunque cosa a causa del clima, si ammalavano di questa malattia terribile che comportava vari disagi a livello fisico, ma soprattutto rendeva dementi perché comprometteva il sistema nervoso. Quindi si arrivava addirittura a persone che non percepivano il dolore fisico, non sentivano il dolore e poi ovviamente perdevano anche la cognizione di sé a un certo punto. Era una piaga che ha portato via tantissime vite in questo periodo, ma tra l'altro il Settecento per la Val di Zoldo non è stato un periodo particolarmente sereno neanche da un punto di vista politico, al di là di tutti i disagi legati appunto alla povertà e alle malattie. Perché, lo sapete, nel Settecento arriva Napoleone che conquista tutto il territorio della Repubblica Veneziana. Venezia era ancora una repubblica gestita dal Doge, governata dal Doge e dal Gran Consiglio,
Arriva Napoleone e conquista tutti i territori. Tuttavia, poco dopo, in seguito al Trattato di Campo Formio, il Veneto, tutta la regione del Veneto, viene ceduta all'Austria. Quindi, nel giro di pochi anni, gli Zoldani si ritrovano prima conquistati dai francesi e quindi vengono istituite tutta una serie di regole legate, delle nuove leggi, legate appunto alla rivoluzione francese. Subito dopo, però, arriva, il governo repressivo, degli austriaci che, cioè, comunque, nonostante tutte queste variazioni di governo, la situazione non migliora, per gli Zoldani, anzi peggiora soltanto, come ben ci si può immaginare. E il nostro protagonista, noi lo seguiamo dall'inizio della sua vita fino alla fine, quindi seguiamo tutto l'arco della sua vita, fin da quando è un ragazzo, un ragazzino, un bambino che assiste a un crimine terribile avvenuto nella pieve del suo paese e fin dal subito, fin dall'inizio del nostro romanzo, Matteo entrerà in contatto con Marco. Marco è un personaggio di invenzione, non è mai esistito, è ispirato alla figura dell'ebreo errante e in effetti è un personaggio soprannaturale, con dei tratti fortemente soprannaturali, tra cui l'elemento che non invecchia. E che riappare sporadicamente ma più volte all'interno del romanzo con identità diverse, ma è sempre lo stesso personaggio. È un personaggio soprannaturale che ha una funzione fortemente simbolica all'interno del romanzo. In qualche modo Marco simboleggia il male del mondo, una sorta di demone che incarna proprio tutta la crudeltà, tutta la malvagità del mondo e tutto il male, soprattutto, che gli esseri umani sono in grado di fare ai loro simili. E lui ovunque va, qualunque cosa accada, farà sempre il male, perseguirà il male e convincerà gli altri a fare il male. Ed è una figura che si pone in forte contrasto rispetto a Matteo, che invece in qualche modo incarna il bene, è quasi una figura cristologica che si sacrifica per sconfiggere il male, per cancellarlo, per salvare il mondo. Non vi voglio dire altro perché non vi voglio svelare il finale di questo romanzo, però più o meno questo è il tipo di dualismo che c'è all'interno di questo testo. E Matteo è un personaggio però, nonostante abbia questa funzione quasi cristologica, è un personaggio fortemente approfondito, all'interno del suo contesto. È un personaggio solido, non è un personaggio evanescente. È un personaggio che arriva a compiere l'estremo gesto finale per una serie di cause legate al contesto in cui vive, legate alla malattia che poi lo colpisce, ma anche e soprattutto agli insegnamenti che riceve da parte dei suoi familiari, da parte dei parroci. E la religione è un elemento sempre molto presente all'interno dei romanzi dei vassalli, ma soprattutto intesa come fanatismo, come credo portato alle estreme conseguenze che devia dalla retta via in qualche modo e porta le persone ad agire invece che secondo il bene, come dovrebbe, secondo il male, pur essendo fortemente convinti di agire per il bene. Ecco, questa forma di fanatismo è spesso presente nei romanzi di vassalli, dove ci sono sempre tantissimi preti, cioè i preti sono, penso, i personaggi più presenti nei romanzi di vassalli, perlomeno nei due che ho letto io, ce ne sono tanti e sono figure molto diverse le une dalle altre, spesso sono personaggi corrotti o in qualche modo compromessi da qualcosa, ecco. È un romanzo che mi è piaciuto molto, soprattutto per quanto riguarda il contesto per come viene ricostruito, estremamente interessante, è un testo anche molto informativo per quanto riguarda la vita misera che si conduceva in Val di Zoldo all'epoca. Si parla ad esempio delle fusine, ovvero delle fucine nel quali veniva lavorato il ferro per la Repubblica di Venezia e che in questo periodo sono in forte crisi, proprio perché la stessa Venezia è in crisi, ma soprattutto si parla di coloro che lavorano nelle fusine, che sono persone
grottesche, crudeli, che sono state deformate e corrotte dalla vita misera che conducono e dal lavoro bruto e brutale che sono costretti a portare a termine, perché il lavoro all'interno delle fusine non è un lavoro, non voglio dire piacevole, però insomma non è un lavoro facile. Ecco, poi le condizioni di vita potete immaginarvi quali fossero. All'interno della valle c'erano pochissimi ricchi, ma coloro che lavoravano nelle fusine erano i più miserabili dei miserabili, fondamentalmente. Quindi estremamente interessante, un sacco di temi vengono affrontati all'interno di questo romanzo. Io ho cercato un po' di riassumerli. Vassalli è sicuramente un autore da tenere sott'occhio, nonostante, vi ripeto, questo romanzo io l'abbia trovato un filino più noioso rispetto alla Chimera, che invece mi aveva veramente tenuto attaccata alle pagine, perché forse perché i personaggi secondari sono molto meno incisivi o perché le divagazioni sono troppo lunghe, non saprei. Comunque mi ha catturata di meno, ma può darsi fosse anche il periodo, perché ero un po' sopraffatta dagli impegni. Comunque è un romanzo che mi è piaciuto e che vi consiglio se vi piacciono i romanzi storici in generale. Ripeto, Vassalli è da tenere in considerazione. Passiamo al prossimo romanzo. Un romanzo di cui si è parlato tantissimo all'uscita, fondamentalmente perché è il romanzo di una delle scrittrici italiane più lette nel mondo, ovvero Elena Ferrante. Il romanzo in questione è La vita bugiarda degli adulti. Io l'ho ascoltato anche in questo caso su Storytel nell'edizione sempre Emmons, letta da Anna Bonaiuto, che poi è la stessa voce narrante di tutti gli altri audiolibri della Ferrante editi da Emmons. La protagonista del nostro romanzo è Giovanna. Giovanna vive un'esistenza abbastanza tranquilla e serena con i suoi genitori, che appartengono alla borghesia, sono due insegnanti, vivono nella parte alta di Napoli. I suoi genitori la amano molto, lei è felice con loro. Tuttavia succede a un certo punto qualcosa, prende un brutto voto a scuola, quando torna a casa lo dice ai suoi genitori e suo padre afferma che Giovanna, sua figlia, è molto brutta e sta facendo la faccia di Vittoria. Giovanna resta profondamente sconvolta da questa affermazione, perché suo padre l'aveva sempre definita bella, bellissima, aveva sempre apprezzato i suoi capelli, e quindi rimane scioccata da questa affermazione, anche perché lei, Vittoria, sa chi è. Vittoria è la sorella del padre, questa zia che lei non ha mai conosciuto perché i suoi genitori hanno tagliato i ponti con lei e ne hanno sempre parlato come una figura dalla quale stare alla larga, una persona cattiva, negativa e con la quale non volevano avere nulla a che fare. E a questo punto in Giovanna sorge l'ossessione, vuole assolutamente conoscere questa zia Vittoria per capire se suo padre ha ragione, se sta diventando brutta, se sta diventando come lei, oppure no. Ecco, e insistendo con i genitori incontrerà la zia Vittoria, che è una figura al limite del soprannaturale, è una figura quasi stregonesca, una figura estremamente carismatica, per certi aspetti ricorda un po' Lila nell'Amica Geniale, non tanto come personaggio, perché sono poi personaggi un po' diversi, ma per questa sua forza interiore che si trasforma quasi in un potere magico che attira gli altri e che li rende timorosi nei suoi confronti, ecco. E Giovanna quindi intrecerà un rapporto con la zia, entrerà nel suo mondo e questo essere soprannaturale, questo aspetto quasi stregonesco di Vittoria è rafforzato dal fatto che lei abita nella parte bassa di Napoli. La geografia di Napoli viene esplorata tantissimo all'interno di questo romanzo, vengono proprio citate le vie che Giovanna attraversa, lei si studia lo stradario, quindi la città è sempre molto presente, come spesso accade nei romanzi della Ferrante. E appunto Giovanna percepisce la zona in cui abita Vittoria come una sorta di inferno. Per andare a trovarla si deve scendere la città e si arriva in una zona che è molto diversa da quella in cui lei abita e che lei percepisce quasi come una zona infernale abitata da
personaggi demoniaci, tra cui Vittoria ovviamente è tra questi. E diciamo che il tema principale di questo romanzo, poi in realtà i temi sono tanti, come al solito nel caso della Ferrante, vengono affrontate tante tematiche diverse, però diciamo il tema principale che si ritrova anche nel titolo riguarda in qualche modo il passaggio all'età adulta, la perdita dell'innocenza e la fine dell'infanzia, che per la Ferrante coincide con la realizzazione da parte dei bambini e dei ragazzini che gli adulti mentono e che si costruiscono una vita fatta di bugie, bugie verso gli altri, ma anche e soprattutto verso se stessi. E poi le tematiche sono anche tante altre, tra cui la condizione femminile e in particolare il modo in cui donne anche estremamente intelligenti, di carattere e persone eccezionali vengono affossate dall'amore nei confronti di un uomo, si annullano, al momento in cui cominciano a provare questo sentimento per un uomo che non è minimamente alla loro altezza, anzi spesso è una persona mediocre e insignificante, eppure ha il potere di annullare e di distruggere in qualche modo queste personalità apparentemente fortissime e fuori dal comune, ed è un tema che si ritrova anche nell'Amica Geniale più di una volta. È molto interessante anche da questo punto di vista. E torna anche il tema degli oggetti talismano, degli oggetti come in questo caso c'è un braccialetto, perché questo tipo di elemento era presente di nuovo anche nella quadrilogia. Però qui è ancora più forte la presenza di questo oggetto che ha quasi un potere magico, che è questo braccialetto che passa di mano in mano all'interno del romanzo e che è quasi una maledizione. Ecco, dove va, va, in qualche modo porta sventura, ecco, ai personaggi. Questo e tanto altro all'interno del romanzo della Ferrante, non mi voglio dilungare perché, come vi ho detto, quando è uscito se ne è parlato tantissimo, quindi trovate mille recensioni più approfondite e più accurate della mia. Per quanto riguarda il mio parere personale, il romanzo mi è piaciuto, tuttavia, io l'ho trovato estremamente ripetitivo rispetto agli altri romanzi che ho letto della Ferrante. Io di questa autrice ho letto la quadrilogia dell'Amica Geniale e ho letto anche L'amore molesto, che non mi è piaciuto granché. E i temi affrontati sono sempre gli stessi, lo stile di scrittura è più o meno sempre lo stesso e di conseguenza io non riesco a promuoverlo a pieni voti questo romanzo, perché è veramente una sua specie di fotocopia rispetto alle altre sue opere e io capisco che i grandi autori tendono a in qualche modo riscrivere sempre lo stesso romanzo, perché alla fine la poetica, la loro poetica è quella. I temi che sono loro cari sono quelli e quindi alla fine tornano sempre in tutte le opere. Tuttavia, ripeto, l'ho trovato estremamente ripetitivo, cioè la lettura di questo romanzo, per quanto piacevole, nonostante io non apprezzi al 100% lo stile di scrittura della Ferrante, cioè mi piace, però non così tanto, ma non perché non scriva bene, assolutamente, anzi tiene anche attaccati alle pagine con il suo stile di scrittura, ma perché non rientra totalmente nel mio gusto, ecco, diciamo così. Gusto è un giudizio totalmente soggettivo e personale. Cosa stavo dicendo? Mi sono persa. Con la Ferrante mi perdo. No, stavo dicendo che la lettura di questo romanzo, per quanto appunto piacevole, per quanto appunto i temi trattati dalla Ferrante siano estremamente interessanti e attuali e spesso inesplorati da parte di altri autori a noi contemporanei, questo romanzo non mi ha aggiunto nulla rispetto alla lettura dell'Amica Geniale. Ecco, questo volevo dire. Non c'è, secondo me, sempre secondo me, un'evoluzione da parte dell'autrice, ma un ritornare ossessivamente sempre negli stessi luoghi, con gli stessi personaggi, anche se in questo caso i personaggi sono diversi, però adombrano in qualche modo sempre i personaggi della quadrilogia e sulle stesse tematiche. Quindi il romanzo mi è piaciuto, se siete amanti della Ferrante assolutamente recuperatevi anche l'ultimo uscito, ma sicuramente l'avrete già fatto. Tuttavia, per quanto mi riguarda, e si parla sempre di un parere molto personale,
non lo approvo al 100%, ecco. Il prossimo romanzo non ve lo posso mostrare perché l'ho letto in ebook ed è Figlie del mare di Mary Lynn Bracht. Ho letto il nome dell'autrice, altrimenti me lo sarei assolutamente dimenticata. Allora, questo romanzo l'avevo preso in ebook, non lo so, un paio d'anni fa penso almeno, quando uscì per la Longanesi. E mi interessava principalmente per il periodo storico e la tematica che si affronta. Il romanzo è infatti ambientato in Corea, in particolare nell'isola di Jeju o Jeju, suppongo Jeju si pronunci, però non ne ho idea, quindi chiedo perdono in anticipo, e racconta la storia di due sorelle che vengono separate quando una delle due ha 16 anni e l'altra ancora una bambina e che poi cercano di rincontrarsi. E la storia di queste due sorelle procede parallela all'interno del romanzo, però su due piani temporali diversi, perché la storia di Hana si svolge negli anni 40 e la storia di Amy si svolge invece negli anni 2000, nel 2011 per la precisione. Perché queste due sorelle vengono separate? Perché negli anni 40 la Corea era sotto il controllo del Giappone e come saprete, perché giustamente negli ultimi anni se ne sta parlando molto e sono usciti diversi titoli per varie case editrici anche italiane sull'argomento, in quel periodo le ragazze coreane, gran parte delle ragazze coreane, vennero rapite dall'esercito giapponese e costrette o a lavorare nei campi, nelle fabbriche o a prostituirsi per i militari giapponesi, diventando le cosiddette donne di conforto. Si stima che almeno 200.000 donne coreane e non solo, perché anche donne giapponesi, anche donne di altri paesi sono state costrette a subire questo trattamento, siano diventate donne di conforto. E molte di loro, la maggior parte di loro, non ha mai parlato di questa cosa, perché una volta tornate a casa dopo la guerra, se sono riuscite a tornare a casa, perché il modo con cui venivano trattate, potete immaginarvelo, ha spesso compromesso la loro sopravvivenza, tacevano quello che era il loro successo, perché la società coreana basata sul confucianesimo è fortemente patriarcale, dà grandissimo valore alla purezza del corpo femminile, all'integrità della virtù, se così vogliamo, non solo la società coreana dell'epoca. Di conseguenza queste donne, per non essere cacciate di casa, ostracizzate dai loro concittadini, sono state zitte finché negli anni 90 una di loro, ormai anziana, ha finalmente confessato quello che le era successo ed è stata poi seguita da molte altre donne. Da lì è partita tutta una campagna e una protesta da parte delle donne coreane per far sì che il Giappone riconoscesse questo crimine di guerra, ammettesse le proprie colpe e in qualche modo cercasse di risarcire queste donne e in generale la Corea. E appunto la parte di storia riguardante Amy, quella ambientata nel 2011, tratta di tutta questa vicenda, cioè della parte di proteste, ma anche di ciò che è successo in Corea e in particolare nell'isola di Jeju, dopo che i giapponesi sono stati sconfitti e la Corea ha ripreso il controllo, perché non è che siccome i giapponesi se ne sono andati allora le cose si sono risolte magicamente, anzi anche Amy, che pure è rimasta a casa con i genitori, ha dovuto soffrire non poco e ha dovuto subire abusi in qualche modo anche lei. Mentre, come vi ho detto, la sorella maggiore Hana, per salvare la sorella, si sacrifica, lascia che i militari giapponesi la catturino e la portino appunto lontanissima da casa in Manciuria, costringendola a subire violenza dai soldati giapponesi. Questo è un romanzo non particolarmente di valore dal punto di vista letterario. La scrittura è molto semplice, non ha grandi aspirazioni letterarie, cioè già l'autrice
non vuole scrivere un capolavoro della letteratura, diciamo, cade spesso in delle ingenuità anche dal punto di vista narrativo, a volte ci sono degli spiegoni, dei dialoghi poco fluidi. Nonostante questo, si fa leggere molto facilmente, piuttosto scorrevole dal punto di vista della lettura, ed è importante leggerlo per conoscere bene il fenomeno delle comfort women, per cercare di entrare nella psicologia di una ragazza che ha subito questo tipo di trattamento, in generale per conoscere un po' meglio la storia della Corea negli ultimi 60-70 anni, ecco. Quindi io ve lo consiglio, nonostante ovviamente non lo possa promuovere a pieni voti perché la scrittura lascia un po' a desiderare, però è una storia molto forte e alla quale è difficile rimanere indifferenti, veramente. Se vi interessa l'argomento, assolutamente consigliato Le Malerbe, il graphic novel è uscito l'anno scorso per Bao Publishing perché bellissimo, ma anche questo romanzo, se voi non leggete graphic novel, è da recuperare per avere un'idea di quello che era, di quello che è successo in Corea, di quello che hanno subito tante donne. L'autrice poi cerca di formulare una condanna nei confronti della guerra, che secondo lei ha la capacità di trasformare gli esseri umani in dei mostri, cioè lei non caratterizza in modo specifico i militari giapponesi, tranne uno, ma li identifica come una serie di mostri spietati e senza pietà che arrivano e fanno del male a queste donne senza neanche rendersi conto del male che stanno facendo. Semplicemente non è una cosa che rientra nei loro pensieri. Ecco, sono proprio delle figure disumanizzate in questo senso. Solo uno di loro ha in qualche modo una caratterizzazione. Però anche lui non è un essere umano, cioè nel modo in cui viene presentato, per quanto l'autrice tenti di dargli spessore, non, è difficile credere che possa essere un essere umano, perché non ha una caratterizzazione a tutto tondo, ma viene esaltato soltanto la sua parte più crudele e terribile, ecco, che non è un elemento negativo, ma serve semplicemente a sottolineare questo tema che l'autrice tiene a tenere bene in alto, a trasmettere attraverso il suo romanzo, quindi condannando non soltanto quel conflitto specifico, quel fatto specifico, ma tutte le guerre in generale, tutti i crimini che poi ne conseguono. Quindi, in poche parole, romanzo consigliato, non aspettatevi un capolavoro della letteratura, ma assolutamente interessante, non posso dire piacevole perché le tematiche affrontate sono tutto fuorché piacevoli, però da leggere per farsi un'idea su quello che è successo. Tra l'altro c'è tutto uno spaccato che riguarda le Aneyo, suppongo si pronunci così, che erano le donne dell'isola di Jeju che si immergevano a grandissime profondità per pescare fondamentalmente, per raccogliere i crostacei e tirare. Erano loro che in qualche modo sfamavano la famiglia perché i mariti pescatori, dal momento che il mare era saccheggiato dai militari giapponesi, non portavano a casa abbastanza pesce per sfamare la famiglia. Invece, le Aneyo che pescavano ostriche, a volte addirittura trovavano delle perle, pescavano crostacei di vario tipo, li rivendevano al mercato ed erano in grado di sfamare le loro famiglie, e c'è tutta una serie di rituali legati a queste figure, ed è un aspetto, diciamo, folcloristico che viene approfondito in questo romanzo. Infatti, il titolo Figlie del Mare è emblematico da questo punto di vista e che ho trovato molto, molto interessante. L'ultimo volume di cui vi parlo in questo wrap-up è un graphic novel ed è Lo scultore di Scott McCloud. Di questo testo io vi ho già parlato nel video riguardante i consigli dei graphic novel da acquistare con gli sconti Bao Publishing. Nonostante gli sconti siano finiti, io comunque vi consiglio di andare a vedervi quel video nel caso appunto abbiate voglia di leggere qualche graphic novel, perché comunque sono consigli sempre validi al di là della scontistica. E questo volume io in realtà l'avevo già letto, quindi questa è una rilettura, però mi faceva piacere parlarne sul canale perché avendolo letto
prima di aprirlo la prima volta non vi ne avevo mai accennato, ed è un graphic novel che a me piace moltissimo. Di che cosa parla questo graphic novel? Intanto vi faccio vedere anche un po' l'interno, così vi potete fare un'idea dei disegni che a me piacciono molto. Poi sono tutti in bianco, nero e questo grigio azzurrino. Ecco, allora il nostro protagonista è David Smith. David è uno scultore che si è trasferito a New York per portare avanti la sua carriera di artista in qualche modo. Tuttavia, la sua carriera è fondamentalmente naufragata. Ha litigato con il suo agente e da quel momento in poi non è più riuscito a vendere le proprie sculture, a farsi riconoscere dalla critica. All'inizio di questo graphic novel noi lo troviamo in un bar a spendere i suoi ultimi spiccioli per ubriacarsi, fondamentalmente. Tuttavia, proprio mentre si trova nel bar, incontra una persona che non vedeva da molto tempo, ovvero lo zio Harry. David parla con lo zio, ricorda i suoi familiari che sono tutti scomparsi. E proprio in quel momento si rende conto che non vedeva da tempo lo zio perché lo zio è morto. E quindi chi è la persona con cui sta parlando? È una figura soprannaturale che noi potremmo identificare con la morte e che potrebbe in qualche modo essere la sua salvezza, perché questo zio Harry gli propone uno scambio, gli darà un potere. Il potere di manipolare qualunque materiale a mani nude, e però in cambio lui in pratica gli lascerà la sua vita perché gli saranno concessi soltanto 200 altri giorni di vita e poi David morirà. Che cosa deciderà David? Farà questo scambio? Chi lo sa? In realtà è abbastanza si può ben intuire anche dalla copertina, direi. E mentre appunto un po' sconvolto da questo incontro e ancora non gli è ben chiaro se è ubriaco e alle allucinazioni o se quello che ha visto è successo davvero, gli piomba tra le braccia un angelo che gli dice che andrà tutto bene. Poco dopo scoprirà che in realtà non si è trattato di un angelo, ma di una ragazza vestita da angelo che attraverso una serie di marchingegni gli è stata fatta cadere tra le braccia e che questo è stato nient'altro che uno spettacolo di teatro sperimentale intitolato L'uomo triste, dove l'uomo triste sarebbe lui e conoscerà appunto la ragazza che gli è caduta tra le braccia e della quale lui si è innamorato istantaneamente. E in effetti questo graphic novel parla di arte, diciamo che l'arte è il tema portante di questo testo, però a tenere viva l'attenzione del lettore c'è anche una profonda e coinvolgente storia d'amore tra David e questa ragazza. Come vi dicevo, l'arte è uno dei temi principali del graphic novel. E in particolare la creazione artistica e il rapporto tra artista e creazione artistica, su quanto si è disposti a sacrificare pur di realizzare le proprie opere, pur di diffonderle nel mondo, sulle problematiche che insorgono al momento in cui un artista contemporaneo cerca di affermarsi nella società, perché ormai sembra che l'arte abbia già detto tutto e non ci sia più nulla da dire, e quindi è sempre difficile comprendere la differenza tra un artista e un mestierante, tra virgolette. Quindi ci si deve affidare a dei critici che però, cioè, non si sa bene questa autorità da dove venga, se sono veramente così autorevoli come si presume, eccetera. C'è un sacco di tematiche legate al mondo dell'arte che vengono approfondite, ma c'è anche il fortissimo desiderio di emergere, di non confondersi tra la massa. E per uno che ha un nome così comune come David Smith, per cui già esiste un altro scultore che si chiama David Smith, così come esistono altre migliaia di persone negli Stati Uniti che si chiamano David Smith, non è per niente facile emergere dalla massa. E è un graphic novel estremamente profondo,
e che vi fa riflettere tantissimo su tutta una serie di tematiche che ora non sarò qui ad elencarvi, anche perché mi sembra di aver parlato fin troppo in questo wrap-up, però vi consiglio assolutamente di recuperarlo perché è un testo veramente molto interessante, soprattutto se siete interessati al mondo dell'arte e al mondo dell'arte contemporanea, specialmente, ma non solo, o se in qualche modo avete delle velleità artistiche, che siano nella pittura, nella scultura, nella scrittura o quello che è, perché veramente è un testo che fa riflettere tantissimo sulla creazione artistica e su tutto ciò che vi gira intorno. Ecco, diciamo che è una grande metafora di questa cosa e dei sacrifici che si devono fare all'arte, perché l'arte è una forza quasi fagocitante all'interno di questo graphic novel, è una forza prepotente alla quale difficilmente si può resistere e che in qualche modo tende a manovrare l'artista. Ecco, perlomeno questa è l'impressione che io ne ho avuta. Poi le interpretazioni possono essere diverse e so che questo graphic novel non è stato particolarmente apprezzato dalla critica proprio per la concezione di arte che trasmette, che invece io ho apprezzato molto. Concludiamo, perché mi sembra di aver parlato anche troppo, sto finendo la voce. Se non l'avete ancora letto, recuperate lo scultore perché è veramente bellissimo. Punto, non aggiungo altro. Bene, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Immagino che sia stato lunghissimo. Adesso vediamo il momento di editing. E vi lascio qui sotto, come al solito, tutti i libri citati, ma vi dovrebbero apparire anche qui in sovraimpressione. Sono riuscita a fare questa magia negli ultimi wrap-up. Vi lascio tutti i miei contatti social, vi consiglio di seguirmi soprattutto su Instagram. Ora che l'account è sbloccato, posso sbizzarrirmi. E noi ci vediamo al prossimo video.